Partiranno a novembre con termine entro Pasqua i lavori del primo lotto di Piazza Ranzoni a Intra per la parte a lago. Lo hanno chiesto e concordato questa mattina con l'amministrazione comunale e i commercianti Federalberghi, ma non è l'unica novità perché sempre oggi è stato stretto un patto di collaborazione tra amministrazione comunale di Verbania e commercianti per i lavori di Piazza Ranzoni. Il patto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con un incontro nella sede di Federalberghi il 13 ottobre che mette al centro lo studio delle fasi di intervento, l'analisi delle varie criticità, la modulazione degli interventi con tutte le parti interessate e coinvolte alla realizzazione di questa importante e delicata opera. Una proposta di collaborazione fra l'amministrazione comunale, che metterà a disposizione materiali e le competenze degli uffici tecnici, con i privati su un intervento in uno dei luoghi emblematici della città, con l'intento di riqualificarla restituendo la piazza agli abitanti più bella, fruibile e sicura. Il progetto della riqualificazione si compone di diversi elementi, con la posa di nuovi arredi urbani, area verde con la massima permeabilità visiva e di pregio estetico, una nuova pavimentazione e illuminazione, senza dimenticare quelli fondamentali come la sostituzione dei sottoservizi a partire da fognatura e acqua. La proposta del gruppo, con la partecipazione dell'architetto Bissattini, prevede l'organizzazione di un calendario di incontri, di visite e confronti, stabilendo un cronoprogramma anche per trovare e ridurre al minimo gli inevitabili disagi. Nell'autunno del 2024, dopo l'estate, riprenderanno i lavori con il cantiere sulla piazza. Nell'ultima settimana di ottobre, nella Commissione Lavori Pubblici, sarà presentato l'intervento e poi in quei giorni ci sarà anche l'incontro con il quartiere Intra. Intanto sono terminati i lavori di Piazzale Flaim, dove sono stati ricavati nuovi posti auto. Rinunciare ai fondi tanto faticosamente conquistati, dice il sindaco Silvia Marchionini, è un segnale di debolezza per una città che raccoglie la sfida del futuro per realizzare la vocazione turistica, oltre a tutte le conseguenze formali. L'amministrazione è impegnata a divulgare i vantaggi del lavoro, innanzitutto le reti fognarie datate per modernizzarle, migliorare il verde e la vista lago. E a Pallanza è ormai finito l'intervento di ristrutturazione della darsena di Villa Giulia, realizzato con 600.000 euro di fondi PNRR. Da novembre tornerà a ospitare l'ufficio turismo del comune di Verbania. Il 14 sarà visitabile da quanti parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione del mausoleo Cadorna, restaurato nei mesi scorsi.